Ciao a tutte e ben ritrovate. Dovevo fare un video questa mattina presto sfruttando una bella luce e invece mi ritrovo la sera perché appunto la giornata è volata via. Volevo farvi vedere i miei ultimi acquisti in profumeria e qualcosa per me e per i bimbi. Sono sempre così, niente di eccezionale, però insomma ve li volevo mostrare. Allora, innanzitutto ho fatto degli acquisti Benetton su internet. C'era una svendita su Privalia, se non ricordo male, o ByVip, comunque uno di questi siti che vendono online. Non mi capita spesso di acquistare prodotti Benetton a prezzo pieno, li trovo all'outlet oppure appunto su internet. Questi mi piacevano moltissimo. E appunto ne ho approfittato. Innanzitutto ho preso dei pigiamini per la bimba in arrivo, che sono questi. Allora, questo mi piace tantissimo, vabbè, con i piedini, la taschina qui, con scritto l'amore è nei capelli. È carinissimo, con questi funghettini, una classica tutina, diciamo pigiamino. E poi questo qui. Qual è il problema? Solita tutina, un cotone abbastanza pesante, niente di eccezionale, ma molto carini. A prezzo pieno mi sembra che costino sui 20 euro. Io ho pagato qualcosa meno, però appunto avevo questi buoni da spendere, ne ho approfittato. E rimanendo sullo stesso, diciamo, stile, adesso si è un po' stropicciato, però c'è il pigiamino per il fratello. Con la taschina anche questa, identico al pigiamino della bimba. Non ho intenzione di vestirli uguale perché comunque sono fratelli maschio e femmina e comunque insomma non sono gemelli, anche i gemelli non è che mi facciano impazzire vestiti uguali, però mi piaceva insomma l'idea del pigiamino uguale. E poi questo pigiamino per il maschietto, sempre con le ghettine così di cotone, non è particolarmente pesante, però comunque in casa fa caldo e quindi insomma va bene anche così. E poi, visto che i classici asciugamani del bagnetto non vanno più bene, ho visto questo, me ne sono innamorata, ho preso l'accappatoio della carica dei 101 rosso, molto morbida la spugna. Costava 29,99. Benetton e Disney, questo è un 90 centimetri, insomma lo sfrutterà un pochino e poi passerà alla sorella, ovviamente. E poi per me, visto che i pigiami comunque per mamma costano tanto e visto che fatico a trovare dei pigiami che siano carini, ma che al tempo stesso siano aperti davanti per appunto l'allattamento, perché spero di riuscire ad allattare anche la mia bimba, come ho fatto con il mio bimbo, ho trovato questo. In realtà ho preso una M e mi sembra molto molto morbida, però non l'ho ancora lavata, non l'ho ancora provata. La terrò comunque perché penso di utilizzarla anche con il pancione, quindi insomma va bene così. Il pantalone all'elastico, diciamo normale, però è piuttosto morbido e quindi lo utilizzo, diciamo, basso sulla pancia e tutto al più metto una magliettina sotto. E questi sono i miei acquisti di tessile, chiamiamolo così. Poi ho fatto un acquisto online da Mario No. Allora, il mio acquisto online da Mario No si è ridotto a due prodotti in realtà, che sono questo fondotinta Clinique Even Better in questa colorazione chiara da 01, che per me va benissimo. È un fondotinta correttore, quindi diciamo che mi dà l'opportunità di con una sola applicazione avere una base buona. 30 ml, è veramente piccino, però insomma lo volevo provare. E poi ho preso questo siero
per le macchie, sempre della linea Even Better, che mi è stato consigliato. Mi hanno detto che è ottimo. La promozione prevedeva che con questi ci fosse in omaggio una bustina con dei campioni Clinique. Allora, io ho pagato 33 euro il fondotinta e 92 euro il siero. Però il siero antimacchie lo volevo prendere perché appunto queste due gravidanze ravvicinate mi hanno portato qualche macchia che spero insomma non rimanga. E non avevano probabilmente più i campioncini da mandarmi di questo di Clinique, quindi questa trousse che invece trovate nei negozi, e quindi mi hanno mandato un solvente L'Oreal in formato vendita. C'è scritto premio di operazione premi, perché probabilmente per loro era un campione di qualche altra operazione. Questo Eau de Parfum Lady Gaga Fame, e questo siero Blue Therapy di Biotherm, siero notte, riparazione notturna per le rughe. Vediamo. E poi mi hanno mandato un po' di campioncini piccini, che sono sempre Blue Therapy, questo qui, pelli normali miste, una crema con fattore di protezione, questo Lancôme, sempre una crema anti-età, e poi Cartier, Giascavalli, un altro Cartier, Armani, Bulgari Omnia, Cartier e Signorina. I profumi adesso li sto utilizzando veramente poco, perché in gravidanza e in allattamento utilizzo il profumo solo ogni tanto, non lo utilizzo così di frequente. Però insomma recupererò poi, e poi insomma ho tante persone appassionate di profumi e cosmetici tra amiche e familiari, e quindi insomma qualcosa sicuramente potrò regalare da far provare. Poi sono stata in negozio per prendere dei regalini, e anche lì ho trovato delle cose carine che vi volevo mostrare. Ora non ho i prezzi sotto mano. Allora, mi sembra questa confezione che adesso vi mostro, un cestino, niente di eccezionale, però può essere carino insomma in bagno per tirare delle cosine, con una lozione corpo Coco e Tiare, questo è uno scrub al cioccolato, e questo qui di solito il bagno schiuma, e una spugnetta, 25 euro, insomma pronto, già confezionato, mi sembrava una cosa ragionevole. Poi più o meno sono già tirati fuori dalle confezioni prima, più o meno sulla stessa cifra ho preso quest'altro, confezione purtroppo marchio Marionneau, era più bella liscia diciamo, però può essere insomma usata al contrario, con bagno schiuma, crema mani, questa è uno scrub o comunque una crema per il corpo, sotto c'è un altro mini prodotto, e poi c'è la spugna, carina, niente di eccezionale, più o meno come vi ho detto la cifra è la stessa. Poi ho preso, allora, vabbè, in un negozio mi hanno già confezionato qui il pacchettino, mi hanno fatto il pacchettino e adesso mi spiace aprirlo, e al suo interno c'è una confezione con un cestino di paglia, una confezione da uomo, ci sono dentro 4 prodotti, shampoo dolce, deodorante, un altro shampoo e una crema per 10 euro mi sembra, una cosa veramente sciocca.
quindi ho speso pochissimo e ho un pensierino, diciamo, per un regalo maschile. E poi io ho già in mente, insomma, anche a chi, però insomma, si possa dire più di tanto. E poi sempre da Mario No ho preso queste due confezioni dei coloniali, questa qui con sapone e bagnoschiuma rigenerante, e poi quest'altra con doccia tibetana e sapone aromatico, che sono molto carine, non sono un pensierino, non sono niente di, insomma, trascendentale, però mi piaceva, insomma, l'idea di queste confezioni. Mi sembra che costino attorno ai 15 euro, su per giù una cosa di questo tipo. Come campioncini mi hanno dato ovviamente un sacco di profumi, e in questo caso per esempio ne ho tre identici. Mi hanno dato questa linea speciale antietà di Collistar, però mi hanno consigliato di non utilizzarla ma di darla alla mamma. Mi hanno poi dato Bulgari. E poi mi hanno dato, che sono curiosa di provare, perché oltretutto me ne hanno dato qualche confezione, quindi comunque riesco a provare un buon quantitativo, questi attivi puri di Collistar, vitamine A, C e E, rigenerante e illuminante. Quindi questo lo proverò, se qualcuno l'ha provato mi vuol far sapere com'è. E poi mi hanno dato dei campioncini di crema, sono stati carini perché me li hanno messi in queste confezioncine, diciamo, queste scatoline tipo per i viaggi, e poi mi ha messo questo sacchettino, niente di eccezionale, però insomma ho gradito la delicatezza nel mettermi lì i campioncini e non sbatterli dentro nel sacchetto. Questo è quello che ho preso in questi ultimi giorni in questi due negozi. Poi ho qualche altro ordine in arrivo e qualcuno che invece è arrivato ma che in questo momento non riesco a mostrarvi. Vi consiglio di fare un girettino da Mario No, perché appunto ci sono delle confezioni carine, ci sono tante idee regalo. Altre profumerie al momento non ne ho viste perché io avevo dei buoni da spendere qui e quindi insomma ero un po' legata a questo brand. Se qualcuno di voi ha visto qualcosa di carino da consigliare come idea regalo, ditemi pure, perché in realtà sono ancora in alto mare, me ne mancano parecchi. Questo è tutto, ci vediamo presto, ciao!